Maracanà di Montepiselli a Messina, il Messina Futsal di Mister Battiato reduce del pari in rimonta sul campo del Monopoli per 3-3. Ospita la capolista Masca Lucia che invece ha ottenuto un vigoroso risultato per 4-1 sul campo del Palermo. Direzione di gara affidata al signor Andrea Barillà di Cinisello Balsamo, coadiuvato da Manuel Terraceni di Napoli al crono, Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta. Grazie all'ausilio e l'immagine a cura di Francesco Morabito scorgiamo i protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo completo giallo-rosso per il Messina Futsal, maglia viola con inserti bianchi invece per la compagine etnea. Si danno la carica i peloritani. Ma amore, per primo il pallone sarà il Masca Lucia anche ad offendere. Qui con Nicolosi, un buon lavoro da pivot, smanacciato in corner da Venuto. Lo stesso Nicolosi rompe la porta giallo-rossa con questo tremendo tentativo dalla distanza. Masca Lucia che parte forte con Joao che recupera palla, sfera ancora a Nicolosi, qui si divora il possibile 2-0, prova allora rientrare in partita il Messina Futsal con Consolo, apparecchia per Figuera, c'è Garcia a sinistra, Garcia attento, Licciardello ancora però sui sviluppi di un corner, palla a rimorchio sempre per Nicolosi che punta l'avversario, suolata, doppio passo, mancino radente, beffa Venuto, 0-2 e applausi per il numero 7 etneo. Qui palla recuperata ancora una volta al Masca Lucia con Licandris. Venuto deve salvare il risultato, prova a scuotersi a compagine di Mister Battiato con Garcia che carica il destro non inquadrando però lo specchio della porta. Lo stesso numero 10 in transizione positiva, punta l'avversario, poi riesce a cedere a rimorchio lì dove Cucinotta arma il destro, sorvola la trasversale. Ancora Messina Futsal con la palla in parallela di Garcia per Mendez, il mancino incoccia il palo e poi Consolo guadagna una punizione. Il fantasista di Mister Battiato va lui stesso alla battuta, al limite di fatto della lunetta, con il numero 8 Andrea Consolo sotto le gambe di Licciardello, la riapre al pala Laganà 1-2. Messina Futsal che ci crede qui con Venuto, lancia Lautaro Mendez, si sposta il pallone sul mancino, rompe la porta, ennesima rimonta del Messina Futsal al pala Laganà, ma gettare acqua sul focolaio peloritano ci pensa Cucinotta che gonfia la sua stessa rete sull'angolo di Marletta 2-3. Messina Futsal che prova a usare anche il portiere di movimento con la sfera che arriva a Figuera, ancora una volta Licciardello a salvare, va così in archivio la prima frazione di gioco, uno spettacolare 2-3 sin qui, sorride al Masca Lucia. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, palla per Marletta, il Masca Lucia ancora una volta a battere il primo colpo, Venuto attento a distendersi alla sua sinistra, Masca Lucia sornione e cinico ancora una volta con Nicolosi che si presenta tu per tu con Venuto, è attento a uscire sui suoi piedi e poi Joao si divora il gol del 2-4, all'altro lato è Figuera a duettare con Mendez, un buon lavoro da vivo ancora per Figuera, provvidenziale intervento da parte di Licciardello, chiama time out, Mister Battiato chiama anche i suoi alla calma, il tecnico peloritano qui con Garcia invece che impegna ancora una volta Licciardello attento a sbarrargli la strada. Dall'altro lato però c'è Nicolosi che è incontenibile, palla sul destro sotto le gambe di Venuto e 2-4, tripletta per lui. Messina Futsal che non ne vuole proprio sapere di mollare, ancora con un gran lavoro da parte di Mendez, sigla il 3-4, porta velocemente il pallone in zona mediana, poi la rimessa battuta veloce addosso a Consolo, secondo giallo e conseguente espulsione per il numero 8 giallo rosso, le proteste di Mister Battiato nel finale a rendere il risultato ancora più rotondo, recupero palla del Masca Lucia e un 3-0 d'arrigo, allora duetta con Monaco e restituisce il pallone e la gloria 3-5, punto esclamativo per il Masca Lucia che si impone così al pala Laganà di Montepiselli a Messina. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima, che cuore però per i ragazzi di Mister Battiato.